La ciliegina sulla torta, questo lo posso dire, è il regista Enrico Romita. Grazie mille per essere qui con Grazie me. A voi, a Telebari innanzitutto, perché io ovviamente essendo barese ho un ricordo, come dire, quasi infantile, anzi no, sono più grande di Telebari, quindi niente, non ce l'ho. non ce l'hai. Allora, com'è stato dirigere in un ambiente, tante persone in un ambiente così diverso da un palcoscenico con quinte, fondale? Le difficoltà diciamo, le illustrano meglio di me gli interpreti e tutti coloro che hanno lavorato. A me piace soffermarmi invece su un altro aspetto. Diciamo che con questo progetto siamo riusciti in qualche modo a rendere fruibile come un luogo culturale, come un teatro, come un cinema, come una sala concerti, un luogo che abitualmente viene descritto e viene visitato esclusivamente così, con il naso all'aria. Ah, hai visto là, c'è una stalattite. Ok, d'accordo. E la soddisfazione si può, diciamo, condensare in qualche numero. Se vuoi ti posso dare dei numeri. Sì, diamo i numeri. Sì, no, vabbè, io lo so. Guarda qua, dobbiamo sempre stare molto attenti. Allora, i numeri. Allora, questi, noi abbiamo fatto un anno di repliche. In un anno abbiamo avuto circa 20.000 spettatori, che noi chiamiamo visitatori e non spettatori, perché visitano l'inferno, comunque bisogna ricordarsi questo, che è un'esperienza, è un'esperienza. Abbiamo messo in circolo tra interpreti, musicisti, cantanti, artisti, coreografi, comunicatori, tecnici, eccetera, eccetera, qualcosa come 150 persone più o meno. Abbiamo portato un incremento, diciamo, di conoscenza della grotta anche attraverso il lavoro di comunicazione che è stato fatto, che anche qui è un po' innovativo rispetto al solito. Ovvero? Non abbiamo molti cartelloni in giro. Io no, è vero. Ho degli amici che hanno le installazioni dei cartelloni, quindi voglio dire, non vado contro quel tipo di comunicazione, ma abbiamo sperimentato una comunicazione un po' virale, quella che si definirebbe virale, e soprattutto ci ha gratificato il passaparola. Esatto, che ha funzionato benissimo. Chiunque è venuto a vedere lo spettacolo, diciamo che io posso valutare una percentuale di redemption, dicono quelli là, 99,99% di esperienza positiva.
e abbiamo avuto delle, anche delle visite molto particolari, cioè abbiamo avuto amici artisti, cantanti, attori che non erano coinvolti, ed essendo amici ti possono anche dire se una cosa non va bene, io credo a questo. E in questo caso anche lì cioè è tutto positivo, ed è talmente positivo che dovremmo far sì che questo tipo di progettazione, questo tipo di, diventi un'offerta normale del territorio pugliese, normale. Esatto. Poi noi di normale, come avrete occasione di vedere nel cast, nel cosa, cioè abbiamo pochissimo, ci mancherebbe altro. Però cerchiamo di mettere al servizio, come dire, della collettività anche dei disadattati, come quelli che hai intervistato. Ma non erano disadattati. Non so se non lo erano. Non so se avete avuto occasione. Guarda che questi sono quelli che hanno il permesso di uscire, quegli altri che non sono potuti venire a fare l'intervista. Voi non avete neanche l'idea. Signori, scusate. Chiunque va sul sito www.ellindcave.it giusto, o .com, tanto è uguale. Siamo sempre, provatene uno dei due. Siamo sempre, tutti e due ce l'avete. Ah, sì. Ok. Troverà il calendario con tutte le modalità, eccetera. Di, un calendario, tra l'altro, coordinato con il Comune di Castellana, con le grotte di Castellana che ci ospitano. Non dimentichiamo che la scenografia. Come dire, l'unica figura che non abbiamo assunto è stato lo scenografo. Dopodiché abbiamo anche la collaborazione di, dei siti di incremento del turismo, Viaggiare in Puglia, piuttosto che l'assessorato al turismo della Regione Puglia, che ci dà una mano in tutto questo. Cioè, però quello che vorremmo, che vorrei io in particolare sottolineare, è il fatto che dovremmo abituarci a rendere sistema uno, anche uno spettacolo. Questo è uno spettacolo, non pretende di risolvere i problemi del mondo, ok. Però se ci abituiamo a questo e se insieme allo spettacolo riusciamo a mettere altre piccole cose, la nostra terra, che forse qualche cosina qua e là, cioè voglio dire, Telebari è la seconda emittente per anzianità d'Italia, giusto? È vero. Ok, è nata con un cavo appeso in via Fanelli a Bari. Un cavo appeso. Quindi io, essendo una persona anziana, conosco questa storia. Ah, se, allora la conoscevo. Se questa storia, se questa storia è di del, più di quasi 40 anni, insomma, stiamo parlando, probabilmente Telebari ha contribuito con lo spettacolo, con l'informazione. Con, ecco, dovremmo cercare di fare sistema. Tu devi chiamare. Giulia Pace invece è aiuto regista e anche responsabile del casting. Sì, esatto, esatto, responsabile insomma di questa grande compagine. Va, di è stato difficile e lungo scegliere pochi attori tra tanti che se ne sono presentati? Beh sì, devo dire abbiamo avuto davvero una grande scelta, insomma una grande compagine. Abbiamo scelto poi alla fine una quarantina insomma di ragazzi, che devo dire non è per niente facile organizzare e insomma mettere anche insieme. Io infatti mi occupo proprio di questo, cerco un po' di accorciare, come dire, le distanze fra quella che è la, la produzione proprio di Ellind Cave e poi insomma le braccia che sono appunto i ragazzi. Quindi insomma cerchiamo di metterli insieme, cerchiamo di comunicare con loro e di farli sentire in qualche modo a casa. Noi in realtà abbiamo costituito veramente una grande famiglia. Proprio sabato scorso abbiamo festeggiato il nostro primo compleanno e devo dire che di fronte a quella torta davvero ci siamo ritrovati come in una grande, insomma, in un grande pranzo di Natale quasi, no? Con tutti i parenti e i congiunti, diciamo così. Quindi sì, è difficile però molto molto divertente anche.
Senti, ma si è presentato tipo qualche personaggio strano durante i provini? Beh. Qualcuno? tu lo guardi e dici, ma è vero? Ne abbiamo avuti diversi, però devo dire che abbiamo dato loro anche delle chance. Per esempio, uno fra questi è sicuramente Vito Indolfo. All'inizio, insomma, il ragazzo che mi ha preceduto, perché all'inizio... Me lo ricordo. All'inizio, insomma, sicuramente non avremmo scommesso molto su di lui, ma poi... Vito, si dice così per dire, non te la prende. Però insomma è stata davvero una grande rivelazione, perché è stato davvero molto molto in gamba, anche perché lui ha portato, in realtà ogni ragazzo, ogni artista porta un po' del suo, e quindi poi in questo anno insieme abbiamo davvero scoperto molti talenti nascosti, e alcuni sono anche molto molto cresciuti. Considera che abbiamo fra i ragazzi anche alcuni minorenni, ragazzi comunque che frequentano ancora la scuola, quindi loro sono in una fase di crescita, però insieme ad altri ragazzi che invece sono proprio professionisti, stanno crescendo, stanno maturando, e noi proprio li vediamo così crescere. È bello, molto bello, veramente una famiglia. Beh, sono felice, grazie mille. Grazie a voi. Oh, figlio mio, non ti dispiace se brunetto latino un poco teco ci lascia andare la traccia? Sì. Tra pazzia, fuoco e fiamme, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Sclero.